Buongiorno a tutti, e ringrazio in primo luogo Andrea Bacchi che mi ha invitato oggi e sono felice di essere in quest'aula per due ragioni: mi è familiare da tutta la vita perché è l'aula dei nostri corsi in università e anche insomma l'aula magna della Fondazione Zeri che con l'appoggio grandissimo del rettore Pierugo Calzolari abbiamo fondato e portato in questa sede. Quindi sono anche un po' commossa, molto anche dall'intervento di Mina, che devo dire ci ha riportato a quello che forse è giusto che i ragazzi afferrino, cioè questo magnetismo, questo incontrare qualcuno che ha spalancato delle porte, dei nuovi orizzonti, che ha dato, e deve essere stato un momento assolutamente emozionante, quindi è meraviglioso avere delle testimonianze così dirette di Longhi. E io l'unica cosa, io avevo chiesto ad Andrea magari di parlare un po' più avanti, e viceversa mi ha fatto l'onore di aprire questa mattina e sono un pochino in difficoltà e mi scuso perché devo dire che sul tema della connoisseurship mi sento un po' in difficoltà, cioè la mia storia è un po' lacerata, certamente per inadeguatezza mia, forse anche per il cambiamento dei tempi, forse anche perché insomma non ho più questo rapporto così fideistico e assoluto. E poi mi sono spostata negli anni, io sono scivolata su campi e aree diverse fra 7 e 800, dove in realtà magari questo elemento non è così centrale, ma anche nel 600, ne parlavo prima anche con Michel Laclotte, comincio ad avere una grande confusione. Quindi sceglierò alcuni campioni per parlare un momento di questo. Quello che volevo, dunque, dice così, vado avanti. Ecco, questa è semplicemente una battuta. Io lavoravo di recente alla Morgan Library sui manoscritti di John Ruskin per una mostra che sto preparando, e questi manoscritti sono meravigliosi perché sono pieni di acquarelli, di ritagli, di cose legate con la ceralacca. Io non so come lui abbia fatto poi a pubblicare negli Stones of Venice questa prosa fantastica fatta di pezzi, e mi è capitato sotto mano questo disegno, che poi non è assolutamente raro e che serve un pochino a sdrammatizzare o perlomeno a fare vedere una posizione di tutti noi che oggi si domanda alcune cose. Quindi cominciamo comunque da lui, dal nostro inarrivabile diciamo modello letterario, modello diciamo che è appunto Roberto Longhi, e che usando grazie a una alla cortesia della Fondazione Longhi un'immagine è disegnata da Pierpaolo Pasolini, fra l'altro notate la data 1975, che è l'anno in cui Pasolini viene ucciso, il che vuol dire che questo rapporto con Longhi così stretto, che va agli anni e ai corsi universitari giovanili, è poi un rapporto che si è saldato fino in fondo. Volevo dire, cominciamo appunto con Longhi e in questo ricordo di Pasolini, e siccome adesso cambio un pochino quello che volevo fare, ma volevo ricordare e allargare questo discorso che faceva Mina. Cioè noi abbiamo davanti degli esempi, abbiamo tutti incontrato Federico Zeri, Giuliano Briganti, Mina Gregori, insomma dei grandissimi storici dell'arte che sono stati polarizzati e hanno incontrato questo momento rivelatore. Però bisogna ricordare che la grandezza di Longhi è stata anche quella di non avere forse una vera e propria scuola, maestro e allievi, ma comunque di essere stato il punto di riferimento per una generazione intera di intellettuali italiani, di scrittori. Quindi da Pasolini a Bassani, a Testori, a Tiglio Bertolucci, a Ezio Raimondi, e mi permetto per i ragazzi, perché adesso io qui davanti ho dei professori grandissimi e mi vergogno un po', ma quando il nostro Istituto di Storia dell'Arte, invece che qui era ancora nella vecchia via Zamboni, dove c'è quella piccola auletta che è l'aula, si chiama oggi Carducci, questo passo celeberrimo di Pasolini era abbastanza evocativo, perché fa capire che cosa è successo in questo incontro, di cui la connoisseurship è uno degli elementi e questo aspetto folgorante. Ma se penso alla piccola aula, questo è Pasolini, con banchi molto alti e uno schermo dietro alla cattedra, in cui nel 1938-39, forse 39-40, ho seguito i corsi bolognesi di Roberto Longhi, mi sembra di pensare a un'isola deserta, nel cuore di una notte senza più luce. E anche Longhi che veniva e parlava su quella cattedra e poi se ne andava all'irrealtà di un'apparizione. Era infatti un'apparizione. Non potevo credere che prima e dopo aver parlato in quell'aula egli avesse una vita privata che ne garantisse la normale contiguità.
Ciò che Longhi diceva era carismatico. Non vuol dire nulla che per un istinto io fossi incuriosito da lui, in lui anche dall'uomo che era un po' incuriosito di me e che provassi della simpatia profonda, credo anche ricambiato. Il rapporto era ontologico e negato assolutamente a ogni precisazione pratica. Solo dopo Longhi è diventato il mio vero maestro. Allora, in quell'inverno bolognese di guerra, egli è stato semplicemente, maiuscolo, la rivelazione. Che cosa faceva Longhi in quell'auletta appartata e quasi introvabile dell'Università di Via Zamboni? Faceva della storia dell'arte. Il corso era quello memorabile dei fatti di Masolino e di Masaccio. E adesso qui lui parla di questi dettagli e di come fosse già molto cinema, diciamo, questa lettura che Longhi dava, accostando forme a forme Masolino e Masaccio e introducendo. Voglio dire che è stato un elemento scatenante per un'intera generazione di intellettuali che ha trovato la sua vocazione. E mi permetto di farvi vedere, anche questo non è una cosa nuova, quando nel film del 1963, La Ricotta, che è un film fatto di diversi pezzi, uno di Gregoretti, un altro di Godard, un altro di Rossellini, mi pare, ed è un film in bianco e nero, Pasolini solo i tableau è della storia di una smandrappata compagnia della campagna romana che mette in scena la passione di Cristo. Pasolini ricostruisce, diciamo, con un backstage che vedete anche qui, la deposizione di Pontormo e quella di Rosso. E è evidente che qui c'è questo rapporto strettissimo con Longhi, non solo perché Longhi avvicinava, insomma, la pittura alla vita e faceva penetrare, capire la bellezza di questi dipinti, ma anche perché proprio questo modo di fare lezioni di Longhi in qualche modo si prestava a una lettura, diciamo, filmica per Pasolini, viceversa una lettura letteraria per Ezio Raimondi, cioè aveva molti versanti. E credo anche, questo lo chiedo a Mina, ho sempre pensato che questo film, che è del 63, fosse stato anche così sollecitato dall'uscita del grande libro di Giuliano Briganti, che è del 61, La maniera italiana, che era la prima volta che pubblicava a colori La deposizione di Volterra e La deposizione di Santa Felicita, cioè che ci fosse stato questo contatto. E voglio farlo vedere perché, siccome qui ci sono molti ragazzi giovani e quindi sono più forti di noi su tanti aspetti, e voglio tornare sul punto del contemporaneo, anche perché artisti, video artisti contemporanei che in qualche modo hanno fatto poi delle riletture di questo tipo, parlo di Bill Viola, questo artista di New York a mio parere troppo feticisticamente adorato, il quale usa una qualità, diciamo, high tech e ottiene questi filmati che sono bellissimi, elegantissimi, raffinatissimi, ma dove la sacralità viene di solito dal punto di partenza, che è molto alto. Quando lui prende La risurrezione di Piero della Francesca, poi la passa al Ralentì, quando prende La visitazione di Pontormo, parlo di Bilbao, e li veste da figli dei fiori e fa questo incontro scicchissimo, elegantissimo, è molto emozionante e molto bello, ma è già un'operazione, secondo me, di massa per un pubblico che è abituato alla televisione a ricevere in maniera passiva. Mentre nel caso di Pasolini c'è il tentativo, diciamo, di reinterpretare in maniera vernacolare un linguaggio alto senza cancellare la tradizione, ma allargando il discorso che faceva Mina prima di come Longhi sia stato questo incontro, Dio mio, ce lo siamo persi noi, per una serie di intellettuali. Voglio anche, per esempio, ricordare, accanto ovviamente a Testori, a Bertolucci, a tutte queste persone, anche Ezio Raimondi, che è stato il nostro grande italianista nella cattedra di Bologna. Gli fece un'intervista per Repubblica e gli chiesi come mai poi lui non aveva fatto lo storico dell'arte. E lui racconta questa lezione di Longhi e dice: fu una specie di contatto con la parola per lui. Non con la pagina scritta, come ci sarebbe potuti aspettare. Avvenne così, avvenne nelle aule universitarie di Palazzo Poggi a Bologna, fui folgorato dalla parola armilla, solo più tardi mi accorsi che dietro quel termine c'era anche D'Annunzio. Io chiedo: che anno era? Il 1943, qui le date non tornano tanto, era anche l'anno dei fatti di Masolino e di Masaccio, come ricordava Pasolini. Veniamo entrambi dal famoso chiodo che Masaccio avrebbe piantato sul muro della Chiesa del Carmine. Longhi teneva la sua lezione alle 2
Una lezione assolutamente unica, una sorta di scrittura orale che creava entusiasmo, fascinazione e in qualche misura si rivelava per me disperante. Quella rincorsa ai vocaboli ignoti dal mio banco in fondo all'aula, mentre sullo schermo l'immagine era frugata dalla canna di bambù, una canna che abbiamo tenuto per tanti anni nel vecchio istituto Supino, con cui Longhi segnava le diapositive. Longhi vi si arrotava intorno come un serpente, da quella straordinaria fertilità verbale, da quella sintassi tagliente a segmenti, fu conquistato senza riserve. Cioè, diciamo, non è stata una scuola, ma è stato certamente un focolaio di visione. Io voglio soltanto dire, allora, venendo un momento al tema di oggi, come per noi che siamo venuti dopo, ma che sognavamo in qualche modo di collegarci a questa ondata nuova, insomma, longhiana, a un certo punto gli studi di Longhi avevano spalancato su un territorio completamente nuovo, con dei ritmi assolutamente incalzanti. Certo, c'era anche Hermann Foss, però se voi pensate, 1911 Longhi fa la tesi, insomma, su Caravaggio, 1913 il saggio su Mattia Preti, nel 14 Orazio Borgianni, nel 15 Battistello Caracciolo, nel 16 Gentileschi padre e figlia, nel 17 Bassetti e Veronesi. Allora, il 600 era loro una prateria quasi sconosciuta. Questi saggi definitivi di Longhi avevano aperto dei territori e soprattutto, in qualche modo, per noi che venivamo molto dopo, insomma, avevano come spalancato una strada diversa da quella che si chiamava deificazione del Rinascimento, specialmente fiorentino e toscano, che era stata rappresentata da Berenson. Quindi per noi era quasi inevitabile cominciare caravaggeschi, insomma, perché ci sembrava che oltre a queste aree completamente nuove, Longhi avesse anche rigenerato profondamente il metodo, ed era questo modo di approccio. E quindi io ho cominciato scrivendo un libro, ma non lo voglio raccontare per questo, voglio dire che era appunto Carlo Saraceni, e devo dire che le due idee intelligenti di questo libro, che sono fondamentalmente la chiave di lettura di Saraceni e forse anche tutto il libro, erano già completamente scritte all'interno di questo testo meraviglioso, che non è della Fondazione Zeri così consumato, è il mio, e che è Proporzioni del 43, dove dentro c'erano gli scritti di Longhi sul Caravaggio, gli ultimi studi su Caravaggio e la sua cerchia. La nota 41 di questo Proporzioni 43 è tutto il mio libro su Saraceni, nel senso che Longhi aveva già in questa cerchia, in questa costellazione, dedicando una nota ad ognuno di questi artisti che nessuno conosceva, perché quando io ho scritto questo libro non c'era una sola monografia sui caravaggeschi se non quella inarrivabile di Longhi su Serodine. Quindi era un luogo ignoto, però Longhi aveva già spiegato che l'artista è un artista di origine veneziana e che quindi l'idea di cerchia vuol dire che mantengono completamente la loro identità, quindi gentileschi, questa radice toscana, la tonalità così veneta di Saraceni, il quale ha due decenni di attività, il primo sotto l'egida dei petit maître all'Alzheimer, qui comincia, è meraviglioso questo della Thyssen e gli amori di Venere e Marte, qui comincia, diciamo, anche vicino a Annibale Carracci, e poi questo è il momento di petit maître alzheimeriano. Cioè Longhi spiega già che Saraceni ha un approdo prima nell'ambito della cultura bolognese nordica della Roma di quegli anni, e poi dopo la morte di Caravaggio nel 10 una rilettura delle grandi pale di Caravaggio. Ecco, su questo, diciamo, filone era già praticamente risolta, costruita tutto il lavoro che poi dopo noi abbiamo fatto. Quindi come è successo? No. Quindi il punto di riferimento che appunto è stato assolutamente essenziale. Per questo poi in successione mi aveva appassionato di conoscere questo mondo che allora era quasi del tutto sconosciuto. Quindi dopo ho studiato dei pittori che sono Bassetti, Paolini, Gentileschi, Leclerc, il pensionante Saraceni eccetera, e mi ricordo per Paolini la cosa fu che apparve un quadro in fine arte con un giovane ragazzo che aveva un piatto e due anitre, e Volpe, che lavorava per fine arte, mi disse:
Pietro Paolini, ma chi è? Dice, perché non studi Paolini? E qui voglio tornare al discorso di Longhi. Allora studiai questo pittore di Lucca, che non aveva né un catalogo né nulla, e naturalmente su questo principio di mettere insieme un corpus che avesse delle affinità e poi naturalmente anche dei punti fermi, gli affreschi in sanfrediano, così. Ma voglio aggiungere un altro elemento di questa cultura longhiana, che da un lato ci aveva tutti sedotti, conquistati e naturalmente era inarrivabile, e dall'altro in qualche modo anche plagiati, perché la conseguenza di questo era anche questa idea molto aristocratica che la cultura dovesse essere essenzialmente una cultura di saggio, cioè Paragone era questo, la capacità di scrivere un testo definitivo, molto importante, in maniera leggibile, per niente erudito, antipositivista al massimo, possibilmente senza note. E io, seguendo diciamo, questa onda, trovai nell'archivio di Stato di Lucca un'autobiografia di Pietro Paolini dettagliatissima, con tutto l'elenco delle opere, i pagamenti, tutta la sua vita e tutto, e con grande snobismo insomma segnalai questo in una piccola nota, considerando questo strumento uno strumento molto marginale rispetto a questo mito, insomma, che si doveva lavorare su dei modelli diversi. Venendo quindi a Saraceni, io porterò due esempi che, spiegando anche da un lato l'aspetto diciamo in positivo di questo metodo, e dall'altro poi, completamente schizofrenica per me oramai è la situazione, anche è un aspetto molto destabilizzante che ho poi provato. Quindi Longhi spiega che esiste questa cerchia, ora è un termine che lui utilizza per Caravaggio, è un termine che lui utilizza anche, vado molto troppo in fretta? Sì. Troppo? E, no, anche perché sono cose poi note, e, diciamo, allora spiega che c'è questa cerchia in particolare nei confronti anche di Saraceni, e questo ragionamento non fa una piega, perché guardando gli stati d'anime a Roma Saraceni fra il 12 e il 20, Saraceni muore nel 1620, è venuto a Roma all'inizio, intorno al 1598, all'inizio del 600, non mi ricordo più bene, vivono con lui alcuni artisti, non li sto a raccontare, Benati alcuni li conosce molto meglio di me, Antonio Giarola, i Parentucci da Camerino, Jean Leclerc, perché il Baglione racconta che Saraceni era un pittore francofilo, vestiva alla francese, poi Baglione aggiunge, non sapevo una parola di francese, ma comunque racconta che aveva questa amicizia con il milieu francese, e quindi attorno ci sono questi artisti, Guy François, di cui parlavamo adesso con la Clot, che poi seguiti uno per uno sono dei pittori molto deludenti. Anche Guy François, forse nel momento che conosciamo meno e che è vicino alla fase romana, è un pittore accettabile, dopo diventa un pittore molto ripetitivo. Quindi l'idea di cerchia funziona perché tra questi artisti, e mi fermo su questo caso, Longhi costruisce una figura che è quella, la chiama il pensionante del Saraceni. Ora è evidente che c'è questo modo di costruire un gruppo omogeneo di opere utilizzando, non so, l'amico di Sandro di Bergson è in fondo il riferimento. Io oggi penso che forse è stato un titolo leggermente deviante, perché i contatti poi con Saraceni ci sono, ma questo ha fatto sì che il pensionante fosse letto quasi come uno nella bottega di Saraceni, mentre a mio parere è più caravaggesco di Saraceni, che ha sempre una componente veneta tonale molto diversa, e forse anche per i quadri che conosciamo più grande. Comunque questo nucleo di ferro del pensionante di Saraceni è assolutamente inattaccabile, cioè Longhi fa un'operazione perfetta, mette insieme quattro dipinti e su questi non ci piove. Uno è la negazione di Pietro della Vaticana, del quale poi comincio ad avere una serie di problemi, perché non so se questo accada con tutti gli artisti. Certo, nel caso di Saraceni io ho proprio l'incubo delle altre versioni. Se scelgo un dipinto molto celebre di Saraceni, il cui prototipo più famoso e importante è al Kunsthistorisches di Vienna, cioè Giuditta con la fantesca e la testa di Oloferne, e un'altra versione molto bella è in collezione Longhi a Firenze, allora avevo due o tre dipinti
il facevo vedere, non so, a Carlo Volpe, lui diceva Volpe, no? Diceva, questo è proprio tutto originale di Saraceni, qui forse un po' l'atelier qui. Oggi ho 37 versioni di quello stesso dipinto, alcune più piccole in rame, altre più grandi in tela, nessuna copiaccia brutta di ultima, tutte eseguite in quell'arco a Roma, e quindi forse ci sono dei punti, cioè qual è il come lavoravano questi artisti, cioè questo cartone poi restava nella bottega, veniva copiato con l'aiuto del maestro, veniva riletto, interpretato da uno della bottega, magari più nordico e più duro, veniva invece copiato fuori dall'atelier malamente, cioè, e anche l'idea di autografia, quale fosse. Forse questo mi dà un po' di problemi, perché Saraceni è un pittore che dal punto di vista visivo ha avuto una fortuna enorme, quindi può darsi che non sia così complicato per altri artisti. In ogni caso Longhi costruisce un blocco, e tanto di cappello, perché è un blocco che è rimasto accettatissimo, nessuno può contestarlo, formato da 4 dipinti. La negazione di Pietro della Vaticana, di cui già c'è un'altra versione a Dublino, molto più dura, chiaramente non è il pensionante, però potrebbe essere qualcuno nordico nella cerchia, oppure una copia dal quadro dal pensionante. Poi, a volte, scusatemi, io uso molte foto in bianco e nero perché erano quelle che noi utilizzavamo allora. Quando ho un colore, questo è sparato, mi scuso, ma è sempre il gruppo di Longhi. Allora, il quadro della Vaticana, il dipinto del Museo del Prado, che Longhi chiama il venditore di pollame, il Pollarolo. Io mi chiedo, se non leggo male, se per caso non sia invece, dal punto di vista del soggetto, qualcosa sul genere della Buonaventura, perché mi sembra di leggere un ragazzo che paga e prende il pollo e un'altra mano sulla destra che ruba un altro pollo, un po' come nella Buonaventura. In ogni caso, questo è l'altro, dove vedete che poi ritorna sempre lo stesso modello e ritorna anche questo schema a mezze figure, e ritorna anche questa flu della pittura del pensionante, che ha questi toni aranciati, che ha questa barba con questi tocchi molto fluidi, non così poi vicino a Saraceni. E poi questo, ecco, questo finalmente abbiamo un colore che è quello che è, e questo è il grande quadro, il bellissimo quadro di Detroit, che faceva insieme al cuoco della Corsini il 4 che Longhi mette insieme, ed è un venditore di meloni con la servetta e la natura morta. Quindi un artista che va benissimo sul, diciamo, attraverso soltanto l'occhio. Longhi ricostruisce un gruppo che ha degli elementi di molto forti di coerenza, mezze figure, l'impianto è quasi sempre quello, la tavolozza è molto vellutata, molto soft, per esempio dei dettagli come le unghie con questo bordo nero, le nocche sono sempre quelle, e anche il modello è quasi sempre quello. Allora, questo è verissimo, e su questo va bene. Su questo nucleo poi più tardi altri hanno aggiunto delle altre figure, degli altri dipinti, fino a 12-13. Molti sono stati contestati, perché il problema qual è? Il problema è che tu metti insieme 4 dipinti che probabilmente sono quasi contemporanei, ci si scalano nell'arco di 5-10 anni, non di più. E quindi è lampante che ci sia una analogia. Ma se tu vuoi ricostruire un percorso, quello che ti sfugge è come poteva essere il pensionante prima, oppure come è dopo. E io ricordo a questo proposito una che nelle lezioni di Francesco Arcangeli, grande connoisseur e della scuola di Longhi, lui apriva sempre dicendo che la connoisseurship, che diciamo l'attribuzione, erano anni 68 di grande contestazione, documenti, archivi, per carità, lui diceva sempre che l'attribuzione è un fatto, quello che diceva Mina poco fa, è un fatto relativamente oggettivo. Cioè, a parità di informazioni e senza la pressione del mercato,
diamo tutti più o meno la stessa risposta. Se io avessi nel mio cervello scansionati tutti i dati che Mila Gregori ha o che Federico Zeri aveva davanti a una immagine, arriverei a dare una risposta e una soluzione più o meno simile. Lo scarto viene dallo scarto della conoscenza. Quindi Arcangeli affermava che la connoisseurship è un esercizio non solo legittimo, ma molto importante, centrale e relativamente oggettivo. Però mi ricordo che subito dopo lui aggiungeva che se noi ci fossimo trovati davanti a un dipinto di Monet, di Claude Monet, uno della giovinezza manettiana e uno delle ninfee disintegrate del 1926, cioè degli ultimi dipinti, nessun connoisseur avrebbe potuto attribuire allo stesso artista due episodi di questo tipo, perché lo sviluppo e il dinamismo sono tali per cui la difficoltà è quando hai un nucleo che funziona perché è compatto, ma la difficoltà è il prima o il dopo. Questa è un'aggiunta successiva, è questa bellissima natura morta post pasto della National Gallery di Washington, che già per esempio negli esami che si fece allora con Diane de Grazia quando faceva il catalogo, qui la preparazione è su un'imprimitura su fondo bianco e non rosso scuro come sono le altre, ma questo può essere diverso, e comunque molto caravaggesca, con la caraffa di vino, questi meloni cantelupe, questa frutta anche questa tavolozza così sempre molto vellutata e molto vicino al venditore di meloni che abbiamo visto prima di Detroit, molto vicino al dettaglio della natura morta. E a questo gruppo Longhi aveva unito questo dipinto che io non ho mai avuto la fortuna di vedere pulito per bene e che è un dipinto molto interessante, con il cuoco in cucina che taglia del pesce e dove c'è sempre questa mezza figura, una composizione, ma dove c'è un interesse per questa dettagli, per questi oggetti, con quel chiodo piantato che dà l'idea della prospettiva, la borsa di paglia, la sporta di paglia, la lanterna, cioè per misurare lo spazio e per collegare gli oggetti. Quindi questo è il nucleo. Longhi dice: questo forse è il più antico di quelli che conosciamo nell'arco sempre di quei 10 anni, che può essere il secondo decennio del Seicento. A questo gruppo io personalmente ho aggiunto 3 dipinti e volevo spiegare che la prima integrazione è facilissima e anche in qualche modo senza contestazioni, perché mi chiamò Alessandro Franco Di Castro, che era questo antiquario di Roma, io stavo studiando Saraceni, mi disse: signorina, ho un quadro che è Saraceni, lo venga a vedere. E evidentemente questo vecchio è esattamente lo stesso e la stessa dei vari ritratti del pensionante, soprattutto per quel dettaglio della barba così flu, e poi se lo vedeste a colori ha questa clessidra che è di un rosso arancio un po' alla Latour, cioè una tavolozza che è molto riconoscibile, e in più questo modello è esattamente un modello che, questo è un altro enigma, che ritorna negli stessi anni in Guy François, Leclerc, nei Cristo con i dottori, Saraceni e pensionante. Quindi cosa succede? O si prestavano, se volete vedere il particolare, vedete che il modello figurativo è sempre lo stesso. Allora, o si prestavano i modelli, ovvio, oppure magari, non so, c'era chi introduceva un modello e poi altri, o Guy François, così lo usavano come un cliché e lo reintroducevano nei loro dipinti. Sapere veramente come loro lavorassero è un problema difficile. In ogni caso, questa integrazione va nel gruppo di quelli che abbiamo conosciuto. Poi viene fuori una copia, Finarte. Mi sono trovata, questo è un dipinto che la prima volta, le altre due aggiunte sono state poi acquistate dal Museo di Boston, queste dal Museo di Ottawa. La prima volta che mi fece vedere questo dipinto fu Benedict Nicholson, naturalmente in una collezione inglese con il nome di Saraceni. Ora, a me colpirono molto, Saraceni è evidente perché se voi guardate quella bianco di quella panno strizzato alla cinta del vecchio Nicodemo che seppellisce Santo Stefano, e anche l'iconografia è molto rara, perché l'iconografia di solito di Santo Stefano è il giovane diacono che viene lapidato,
Qui invece lui è già a terra, portato fuori dalla città, e Gamaliele si chiama e Nicodemo lo cercano per lui una sepoltura. Mi colpirono questi sassi così geometrici, squadrati in primo piano, che alla lontana tornano anche nel quadro di Caravaggio con la crocifissione di Pietro della Cappella Contarelli, cioè un elemento molto caravaggesco, e in più anche questo paesaggio sullo sfondo con la città lontana, lui è fuori dalle mura, che è un paesaggio, diciamo, alla Brahmer, in realtà molto rembrandtiano con questo scarabocchio, ma in realtà molto alla Alzheimer. Quindi ci sono delle componenti saraceni, delle componenti Alzheimer, delle componenti Caravaggio, cioè la couche della formazione di questo artista, che però per questa tenerezza di velluto, di composizione, insomma, io insieme a Scott Schaffer, insomma, io difendo l'attribuzione al pensionante e come tale è stata accettata al Museo di Boston, che poi l'ha acquistato. Voglio andare in fretta perché voglio arrivare poi a dei momenti di grande, diciamo, di difficoltà, e questo è il dettaglio. Quindi è possibile, avendo alcuni elementi, trovare qualcosa di raccordo che possa precedere. Questo è il dettaglio che vedevamo prima, e questo è un ultimo dipinto, ricordo ancora molto bene, che ero, insomma, allora a New York e l'avevano proposto al Metropolitan insieme a Everett Fay e Keith Christiansen. Andammo così a vederlo da Hall & Nystrom, ancora questa bella cartellina piena di photocolor, perché questo dipinto poteva interessare, ma poi alla fine, non sapendo bene chi fosse ed essendo anche un po' prospetticamente sgangherato, perché se guardate la proporzione tra la figura del San Gerolamo e lo studio, c'è una certa difficoltà a costruire un'immagine che peraltro è molto caravaggesca, a cominciare dalla finestra come nel quadro Contarelli. Insomma, il dipinto rimane, qui anche i colori, diciamo, non funzionano. Io ritengo questo dipinto sia nell'orbita del pensionante dei Saraceni, e il punto di riferimento più vicino è in questo modo così esplicito, esibito, di cercare di collocare gli oggetti nello spazio, questi chiodi, queste ombre che saltano fuori, questo interesse verso questa natura morta che c'entra relativamente con il soggetto e così. Però comincia anche un momento, diciamo, di panico, perché alla fine è quello che dicevamo anche adesso con Michel Laclotte: uno deve rimettere in questione tutto, a cominciare dalla Santa Cecilia, adesso non la faccio vedere, di Roma, che si è detto Guy François non è più Saraceni. Ora forse non è più Saraceni, ma certo Guy François non è mai stato a quei livelli lì. Oppure di questo dipinto di Hartford, che ha questa intonazione veneta e saraceniana degli angeli, però anche qui c'è questo contatto con questo schema che abbiamo visto nel pensionante, di tutti questi oggetti disposti, dove insomma questa certezza assoluta è molto difficile nella contiguità in cui gli artisti lavorano e non conoscendo. Per cui che uno che cosa può fare? Cioè, il punto è dire forse qui c'è anche questa idea bella del Cristo piccolo che fa paggio, bimbo, che fa parte di questo culto post-tridentino, insomma, dell'infanzia di Cristo. E poi, insomma, anche una certa certezza. Adesso io non so, voi ragazzi siete molto giovani, ma qui ci sono molti di noi che hanno insegnato il 600 nelle aule. Quando si doveva presentare, mettiamo questa cerchia di Caravaggio, si voleva far capire agli studenti quale fosse la scrittura che differenziava un caravaggesco nordico da uno magari italiano. Per esempio, si prendeva sempre come esempio di nordicità assoluta, di quintessenza di tutto quello che era metallico, duro, crudo, Cecco del Caravaggio. Cecco del Caravaggio funzionava da Dio, perché era il tipico esempio di un caravaggesco come noi ci immaginavamo fossero i nordici. Poi Gianni Papi naturalmente ha spiegato che si chiama Bonaveri, che è un pittore lombardo, che non è affatto nordico. Quindi a volte, insomma, ci costruiamo come delle soluzioni che funzionano, ma che poi la storia è più complicata. E quindi anche su un dipinto come questo, così flu, così veneto, così vicino a Saraceni, lo schema spaziale può mettere in difficoltà. Questa è la ragione per cui a un certo punto io ho... Scusate, ho sbagliato? No.
no, oh, boh, non capisco perché sono qui. Ah sì, a un certo punto pensato che va bene tutto, però forse bisognava anche buttarsi negli archivi. E nella mia trovando delle firme bisognava fare qualcosa, e sono andata per tante volte in treno, allora c'erano questi treni più lenti, a Sant'Ivo alla Sapienza, in questi archivi meravigliosi dove un po' mi aiutava Zapperi, un po' non sapevo dove mettere le mani, e alla fine ho trovato un inventario che è datato 1626 del cardinal Sannesio, e il quale muore nel 1621, e che registra una serie di dipinti, e in questo inventario ho trovato due dei dipinti del pensionante dei Saraceni. Quella scritta matita è mia, ho rovinato la fotocopia, cioè qui vedete c'è la descrizione del quadro di Boston, che dice: un quadro con Santo Stefano morto steso in terra, con due figure grandi e molti altri piccoli, con cornice nera fiorata, eccetera. Ora, un soggetto così io non l'ho mai trovato e descritto così analiticamente, e l'altro è questo del venditore di meloni, che dice: un quadro con una donna e un uomo che vendono meloni fiorato e fiorato. Ora, diciamo che però cosa succede? Che non c'è il nome del pittore. Quindi mi è mancato, arrivata diciamo a questo punto, di avere un'indicazione che effettivamente questi dipinti sono fatti entro il 1621, che sono fatti a Roma, conosco il committente, è quell'ambito, però l'inventario non porta il numero dell'artista. E quindi il mio vacillano molte certezze, e diciamo che da qui in avanti il mio reportage è una serie di frustrazioni che voglio mettere sul piatto, perché capita a tutti insomma di trovarsi in difficoltà. Questo è un quadro che Mina Gregori conosce, perché un giorno lei gentilmente mi accolse e io andai con questo quadro che avevo visto da Pardot, del quale non so, c'è scritto sotto Carlo Saraceni, ma non so. Ed è un quadro meraviglioso, perché è un dipinto con una donna in cucina, ma ha una sacralità, una intensità, una dimensione mistica e religiosa, quasi come fosse Sara. C'è quel panno bagnato di sangue, c'è qualcosa di più di una natura morta caravaggesca che vale in se stessa, ed è molto saraceniana la figura. Poi ha questi dettagli meravigliosi di natura morta, e dal momento che siamo rimasti tutti molto colpiti, perché è un bellissimo pittore e non sappiamo più dove collocarlo, Saraceni, pensionante, un altro, spagnolo, italiano, allora in questa università c'era un altro grande italianista, che era Piero Camporesi, e che aveva studiato tutti i margini della nostra cultura, quindi Bertoldo, quindi la via del latte, il pane, non so, le belle contrade, cioè tutto questo lato marginale e minore, e sugli oggetti lui mi fece una lettura di cui io tengo qui il foglio, ma non ve la sto a leggere, in cui il coltello è un tipico coltello da cucina raschiatoio che si trova sulle tavole illustrate del Cinquecento, i quattro chiodi che fermano l'impugnatura sono uguali, si trova nel trattato di Cristoforo da Messina, il pane è un pane a piccia, cioè un pane fatto di una serie di elementi che poi si staccano, come il quadro anche di Villandry. Insomma, trovi degli elementi che ti orientano, ma io sono sempre a un passo dalla risposta, diciamo, definitiva, e che dovrebbe essere alla fine data dall'occhio, ma in questo contesto così fluido ho molte minori certezze. Quindi vi faccio vedere questi meravigliosi dettagli di questo dipinto altissimo, con tutto l'imbarazzo che uno ha. Voglio anche dire che però questa fede, come diceva Guareschi, cieca e assoluta, come diceva, pronta, cieca e assoluta nell'attribuzione, a volte è anche paradossale, perché questo caso è il caso, diciamo, limite di Roberto Longhi. Cioè, Roberto Longhi nel 1915, come Mina poi anche racconta molto bene in questo bellissimo saggio che precede il catalogo della collezione di Longhi a Parigi, Longhi nel 1915 compra, costavano abbastanza poco, 5 apostoli della collezione Gavotti, e riconosce immediatamente che fanno parte di un gruppo anonimo che, in cui un dipinto, Giudizio di Salomone, si trova alla Galleria Borghese e l'altro alla Corsini, e costruisce questa figura del maestro del giudizio di Salomone. E, naturalmente poi
la storia è più complicata perché Gianni Papi nel 2002, mi pare, porta come risposta e come soluzione quella che tutto questo gruppo del Giudizio di Salomone non è altro che la giovinezza di Ribera in Italia, a Roma, prima del 1616, quando viene da Parma e prima di andare a Napoli. Quindi questo gruppo del Giudizio di Salomone è la giovinezza di Ribera. Ma Longhi, che aveva la sua cartella fotografica con scritto Giudizio del Maestro di Salomone e per primo aveva accorpato tutti questi dipinti con una capacità di lettura straordinaria, nei suoi molti viaggi che abbiamo ricordato era pure stato a Strasburgo e si era fatto dare il quadro con i San Pietro e Paolo del Museo di Strasburgo e aveva, anzi scusate, mi sono anche dimenticata di dire che nella parte giovanile Longhi aveva addirittura detto che i suoi apostoli potevano essere un esempio parallelo a Ribera, però poi ne aveva fatto un gruppo. Quando è a Strasburgo si fa dare questo dipinto, si fa dare la fotografia, legge che sotto la scritta era Iusephus Ribera Hispanus, poi un'altra cosa, Academicus Romanus, e Longhi, per infilarlo nel suo blocco e metterlo nella sua cartellina, dice che la firma è apocrifa. Quindi voglio dire, questo rapporto stupendo dell'occhio che ricostruisce l'insieme, ma che arriva al punto di non mettere in discussione anche questa eventualità. E d'altra parte, storie diciamo non felici sulle attribuzioni le potremmo raccontare tantissime. Io mi ricordo che con grande fair play Schnapper, che aveva fatto la meravigliosa mostra di David a Parigi e scritto la monografia su Jacques-Louis David, raccontava che lui ci aveva messo dentro questo nudo di Dallas, questo inedito di David, che era poi una copia. Oppure, non so, quando Briganti pubblica La famiglia di Lanfranco. Ma io voglio finire con me e voglio raccontare diciamo di un disastro attributivo che mi è capitato, perché secondo me questo, me ne sono capitati anche altri, ma comunque questo è formativo ed educativo. Io sono passata poi a studiare anni diversi e un pittore che ho molto amato, del quale insomma abbiamo pubblicato anche il diario, lui era un grande scrittore, è un pittore della fine del Settecento che è Thomas Jones, un pittore di Cardiff, Galles. Questo è il quadro che è alla National Gallery e che è un pittore di paesaggio, ma io penso sempre che i paesaggi siano un modo di progettare il mondo, che quasi quasi hanno plasmato la nostra idea dell'Italia, non siano un genere. E se voi fate una lettura di questo dipinto, che è eseguito a Napoli nel 1782, voi vedrete che è costruito con una intelligenza e con una cultura. Intanto in questi doppio pedale che è la casa di tufo di Napoli, con questa attenzione naturalistica che vi dà tutte le porosità del tufo, che vi dà quella chiazza dell'acqua sporca che nelle case povere si butta giù dalla finestra, che vi fa capire che è una casa abitata, magari c'è un bambino perché c'è quella fascia lunga. E poi c'è questo scarto geniale in cui la parte alta è invece di pura astrazione, cioè c'è il blu che rappresenta il cielo e quell'altro bianco, l'intonaco della casa, che è dipinto come un Destal del 1960. Quindi un pittore che io conoscevo, sono stata a Cardiff mille volte, di Thomas Jones veramente in maniera quasi simbiotica. E nel fare la mostra che abbiamo fatto prima a Parigi e poi a Mantova, chiedo in prestito questo dipinto, che è un dipinto che si conserva a Dublino, prima lo vado a vedere, poi è un dipinto che ha una provenienza impeccabile, perché veniva da Dudley Snellgrove, che era stato per 40 anni il direttore del British Museum e che diceva di averlo ricevuto dai discendenti di Thomas Jones, comprato dai discendenti di Thomas Jones. Allora, a me questo dipinto interessava moltissimo perché studiandolo mi faceva capire quale poteva essere stato il momento di incontro con l'Italia. Thomas Jones è un pittore che vive a Londra, che è specializzato in quadri italianizzanti alla Lorraine, che fa il Golfo di Napoli, il Lago di Nemi e tutte queste cose a Londra, che ha una bella, che studia con Richard Wilson, che ha un bel mercato e che a un certo punto mette da parte due soldi perché il suo sogno era venire in Italia. Arriva nel 1777 e qui comincia a fare cose totalmente diverse come quella che abbiamo visto, del tutto invendibili, per cui non piazza un solo dipinto, è frustrato da Lord Hamilton, da Hacker, da tutti e alla fine riparte con tutti questi suoi dipinti mai venduti.
Questo si dice proveniva da Talaga di Thomas Jones. Io comincio a studiarlo, come diceva Mina, c'è quest'aria padana, poi c'è un'architettura, e faccio una scheda che, devo dire, anche avendo avuto l'aiuto di De Anna Lenzi e di altri che studiavano l'architettura, dico che l'architettura non è inglese perché questi tetti sono troppo poco inclinati, che è un paesaggio fluviale dell'Italia del Nord, che forse è piemontese lombarda, e l'edificio riflette quei principi di austerità dell'architettura di Piermarini, che in Lombardia interpretava la moderazione asburgica dell'imperatrice Maria Teresa e la rinuncia all'accentuazione simbolica. Leggo tutto, mi torna, e soprattutto trovo che fa molto Thomas Jones questo primo piano, cioè questo zoomare sul primo piano con questi tetti, che è lo schema che Thomas Jones usa in molti dipinti, questa interruzione dell'immagine. E quindi dipinto per me importantissimo, perché sarebbe uno dei primi che lui dipinge dal vero lungo la strada nel 77 per scendere, venendo dal Piemonte, dalla Lombardia, per scendere a Napoli, a Roma prima e poi a Napoli. Si finisce la mostra, adesso avrei fatto bene a non raccontare questo perché mi sputtano proprio per sempre. Finisce la mostra di Mantova un signore molto carino di Ginevra, svizzero, molto educato, che si chiama Théodore Mottu, medical doctor, cioè anche un medico. Mi scrive che gli è molto piaciuta la mostra e che così, che se non mi offendo, lui voleva farmi vedere un acquarello. Scusate, dov'è? Mi manca un'immagine. Perché non viene? C'è uno in mezzo? Va. In ogni caso, lo vediamo qui, un acquarello, che è questo in alto, di un pittore di Ginevra del secondo Ottocento, che rappresenta un'architettura di Ginevra eseguita, costruita nel 1823, Thomas Jones nel 1783 era già tornato in Inghilterra, poi era morto. E qui voi vedete benissimo che, a me viene un colpo, che questa architettura è esattamente la stessa, questo luogo è esattamente lo stesso che io rappresento, e quindi questo medico di Ginevra mi manda anche una fotografia di oggi che rappresenta a sinistra lo stesso luogo, ma perfetto, è questo acquarello del secondo Ottocento che mi dà esattamente, anche con il taglio dei tetti davanti, la stessa inquadratura che per me era così unica, inventata da Thomas Jones, e che mi tornava benissimo. Quindi questo perché lo dico? Lo dico perché a volte, ed è questo forse l'insegnamento che si può prendere, noi troviamo esattamente quello che vogliamo cercare, e questo un pochino è un rischio, cioè molto torna. Naturalmente tutte le colpe sono mie, cioè probabilmente uno sguardo di un grande connoisseur non sarebbe forse caduto in questa trappola, anche se John Gear, che aveva una collezione di queste cose piccole, deliziose, era anche lui d'accordo, cioè avevo interpellato tutti, avevo una provenienza perfetta, volevo che fosse quel quadro. E alla fine, per fortuna, poi ci sono anche dei signori attenti che ti riportano un momento a misurare. Chiedo scusa e ringrazio molto per questa occasione.